Benvenuti al nostro TG Sport cari amici di Telemolise per il calcio di serie D Molisane divise tra calcio mercato e campo, ultimi due allenamenti prima del quattordicesimo turno. Movimenti di mercato in casa rosso -Blu. Il DS Filipponi ha chiuso con l'attaccante centrale classe 99 Lorenzo Persichini proveniente dal Forlì. Ha già svolto un allenamento a campo di pietra e sarà a disposizione di Pergolizzi per domenica contro la San Benedettese. Una sua recente stagione prolifica risale al 2021 22 quando ha messo a segno 14 gol in 32 partite con la maglia del Team Nuova Florida. Non si escludono altre ufficialità. Ieri Ieri ha salutato la piazza anche via social dopo un anno e mezzo in rosso -blu. Sale la febbre per la gara contro la prima della classe, rimane congelata la vendita online in quanto i tifosi marchigiani avevano dato il via ad un acquisto indiscriminato di biglietti per cui la società ha dovuto porre un freno. La risposta dei tifosi del Campobasso sarà massiccia, la partita in sé richiamerà il pubblico delle grandi occasioni e questo è un dato di fatto, ma anche la stessa società rosso -Blu si sta adoperando per per richiamare più tifosi possibili sia con locandine sparse in giro per la città nei pressi anche degli istituti scolastici che con video che rimandano a momenti di grande pubblico a Selvapiana. Gli investimenti sul mercato a tutti gli effetti una rivoluzione che è in corso da parte di Filipponi dimostrano che la società in primis matrizzetta credono che il gap con il primato possa essere colmato. Molto passerà dalla sfida contro la San Benedettese di Maurizio Lauro quest'ultimo viene in Molise per tentare la fuga. Non è d'accordo per Golizzi che in casa ha vinto sei partite su altrettante gare giocate. Ieri sera le vendite dei biglietti per Campobasso San Benedettese superavano quota 2.500. Il Termoli ha la concreta possibilità di accorciare sul Monte Rotondo, avversaria domenica nel Lazio. I giallorossi hanno tutta l'intenzione di abbandonare l'ultimo posto in classifica. Il problema attuale della squadra di Carnevale è quello del gol Zero reti nelle due partite interne contro Riccione e Chieti, il neotecnico apparso molto arrabbiato dopo il pari contro i Teatini, spera che la rotta si possa invertire da domenica a Monterotondo mercato in essere per Vasto Girardi ed FC Matese per ora sarà più corposo quello dei casertani mentre gli Alto Molisani impegnati domenica in casa dell'Aquila a ore annunceranno il nome di un nuovo centrocampista. Cambiamenti e non pochi per mister Corrado Urbano che domenica ospiterà il Riccione il DS Palermo sta per chiudere con il portiere ex notaresco Clevis Sciba molto esperto della categoria e con la punta Francesco Catania attaccante classe 2002 proveniente dal Canicati. per lui esperienze nel girone I con la maglia del Trapani, dove lo scorso anno ha totalizzato 7 gol in 24 giornate, non saranno gli unici arrivi a Piedimonte. Matese dovrebbero giungere alla corte di Corrado Urbano altri 4 elementi per provare ad uscire dalle secche della bassa classifica. Fra i profili contattati dal DS, anche quelli di Cassese e Galesio, che sarebbero due graditi ritorni, ma nelle ultime ore. È stato condotto un sondaggio anche per il centrocampista del campobasso Vincenzo Ricamato. Il campobasso mercoledì ha staccato il passo per gli ottavi della Coppa Italia. A margine del match contro il Fano, abbiamo ascoltato il tecnico rossoblù. Rosario Pergolizzi, contento per il passaggio del turno contro il Fano? Direi anche meritato in virtù delle occasioni che avete avuto? Ma diciamo che per noi è stata un'ottima prova. Devo fare i complimenti ai ragazzi anche del Fano, perché comunque venire e fare tutte queste ore di viaggio non è mai facile. Hanno fatto una grande partita, ci hanno messo in difficoltà. Noi abbiamo fatto anche chi ha giocato meno ha fatto una discreta partita. Ci prendiamo questo risultato perché comunque fa morale e pensiamo alla prossima. Ecco, in vista proprio di domenica ha fatto turnover o meno, che indicazioni ha potuto trarre? No, ma era, era necessario, era dovuto fare il turnover, uh, hanno fatto. Avevamo ecco in mente di fare circa 45-50 minuti per quelli che hanno giocato con più continuità, mentre con chi era squalificato o non aveva giocato domenica hanno fatto 70-80 minuti. Per quanto riguarda proprio domenica, lei ha parlato di una partita con, un, con due grandi tifoserie, infatti si prevedono circa mille tifosi della San Benedettese qui a Campobasso. Per quanto riguarda i contenuti della partita, è una Sam che non ha mai perso, il Campobasso in casa con, con la sua gestione ha sempre vinto, date queste premesse sarà un, una gran bella partita di calcio. Io mi auguro, credo che poi i numeri ecco, valgono qualcosa, ma poi alla fine conta la partita, conta ecco, che si affrontano due squadre che stanno dimostrando comunque di fare un ottimo campionato, spero che ci sia una cornice importante, anzi mi auguro che venga più gente possibile, poi eh, a fine partita vedremo ecco, quale sarà il risultato. Ma ripeto, sono tutte forestaterie importanti che meritano sicuramente dei palcoscenici importanti e quindi mi auguro ecco, che noi siamo all'altezza di questi due, due tif tifosi basket di serie a 1 la molisana magnoli ha ritrovato il successo nel match interno contro faenza vittoria sofferta che ha permesso alle ragazze di sabatelli di salire in quarta posizione a quota 10 punti insieme al san martino di lupari dopo domani rosso blu in trasferta contro il fanalino di coda battipaglia le campane sono ancora a caccia dei primi punti stagionali palla 2 alle 18 per le giovani Magnolie impegnate nel torneo di Serie B dopo tre successi consecutivi, secondo turno casalingo in successione all'Arena, avversario Il Fasano, domani pomeriggio con palla 2 alle 18.30. Non sarà della gara Benedetta Bocchetti fuori per una sindrome influenzale. Per il calcio a 5, weekend di campionato per i tornei nazionali e regionali. Calcio a 5 di Serie 2 Elite Girone B, decima giornata, Polisportiva Futura Roma Calcia 5, Sportiva Lazio, Cusmolise, Giovinazzo, Benevento, Manfredonia, Sicurlube, Cesena, Capurzo, Città di Melilli, Itrea, Riposare, Canosa. Serie B invece girone F, ottava giornata, Casa Giove, Domizia, San Marzano, Acerra, Ischia, Dalia Management, Chieti, Forte Colleferro, Terzigno Sporting, Campobasso, Latina, Sulmona. Per la Serie C regionale Girone A, sesta giornata Miranda Capracotta Sporting Venafro, Venafro Caraceno Esernia Fraterna, Polisportiva Boiano Montaquila. Chiude il Girone B, Monaciglioni, Shaminad, Saracena, Montagano, Torre Maggiore, Arcadia Termoli, Montorio nei Frentani, San Severo. Decimo turno in Serie A2 Elite, Cus Molise impegnato domani pomeriggio a Roma contro la Lazio calcio a 5 nel torneo di Serie B trasferta in Terra Campana per lo Sporting Campobasso rossoblù ospiti del Terzigno. Giornata numero 11 nel torneo di A1, questa sera il Genzano cerca il riscatto in casa nella sfida contro il Catania. Barichello e compagni vogliono il successo dopo il pareggio interno contro Pesaro e la sconfitta maturata a Pomezia. Sfida complicata, gli Etnei sono al terzo posto con due punti di vantaggio proprio sul Genzano. Trasferta a calabrese per Mister Scarpitti, il suo Pesaro sarà ospite domani pomeriggio del Cosenza, i marchigiani sono in grande crescita ed un successo domani potrebbe proiettare la squadra nei quartieri altissimi della classe. Classifica. Decimo turno in A2 Elite. Cus Molise impegnato domani pomeriggio a Roma contro la Lazio. Calcio a 5. Gara davvero complicata per i Molisani. I biancocelesti sono in piena zona playoff e tra le mura amiche si esprimono nel migliore dei modi. Avvio di stagione davvero negativo per il Cus: solo tre pareggi maturati in otto uscite. Al momento di Stefano e compagni sono in ultima posizione. Il calciomercato aperto da oggi dovrebbe portare delle novità in seno alla squadra. Previste le uscite di Turek, Kilec e Mazzaglia che non hanno reso secondo le aspettative d'inizio stagione e non sono escluse altre partenze di qui ai prossimi giorni. Certo trovare profili giusti per rinforzare la squadra non è semplice, servono giocatori pronti per cambiare gli esiti della stagione sin da queste giornate previste a dicembre. Nelle prossime ore potrebbero esserci novità per la gara di domani, bisognerà stringere i denti per poi preparare nel migliore dei modi il proseguo della stagione. Nel torneo di Serie B, trasferta in terra campana per lo Sporting Campobasso, Rossoblu ospiti del Terzigno, una sfida importantissima per il team guidato da Mr. Pietrunti. Lo Sporting non riesce a sbloccarsi, sabato scorso la vittoria è mancata per un soffio. I segnali di crescita sono evidenti, ma ora serve una vera svolta alla stagione. Due pareggi e cinque sconfitte, troppo poco in questa prima fase di campionato per ciò c'è compagni attesi da un Terzigno, reduce da tre sconfitte consecutive. Capitolo mercato ufficiale Rientro di Pescolla, già colonna della squadra in passato, un giocatore di qualità che potrà offrire il suo prezioso contributo alla causa. Per il resto non dovrebbero esserci grosse novità, fermo restando che se si dovesse creare l'opportunità da cogliere al volo, la società si farà trovare pronta per rinforzare la rosa. Adesso il volley di Serie B. Volle di serie B, Girone G, non aggiornata Spike, Campobasso Armundia Roma, Genzano Marino, Casoria, Bavarione Terra, Fenice Roma, Elisa Pomigliano, Lazio Paglianus, Aclisait, Roma 7 Volle, a riposare e il Meta. Torna a giocare in casa l'Energy Time Campobasso che domani pomeriggio alle 18 attende la Virtus Roma. Continua la sfida a distanza con la capolista Genzano, distante soltanto un punto. Nel frattempo i ragazzi di Maniscalco andranno a caccia della nona vittoria consecutiva. Il gruppo rossoblù è in buone condizioni fisiche e il regista Zanni, nonostante un problema alla spalla sinistra, ha lavorato in settimana con il resto della squadra. Stagione entrata nel vivo per la Termoli Pallavolo sia con la formazione maschile impegnata in Serie C sia con quella femminile in prima divisione. Luca Daimmo, posto della Termoli Pallavolo, una settimana intensa, giocherete sabato tra l'altro con la squadra di Serie C, una partita difficilissima a Montesilvano. Sì, ehm, diciamo che la Serie C rispetto all'anno scorso si è alzata di livello. E siamo tutti lì possiamo dire quindi è importante non perdere punti e uh, puntare al massimo ogni fine settimana quindi è importante vincere adesso a Montesilvano Dovete anche un po' recuperare perché avete avuto una battuta d'arresto Sì, se così possiamo chiamarla purtroppo Alba Adriatica è stato sempre un campo ostico per la nostra squadra da sempre però confidiamo di poter... Uh, Uh, recuperare questi punti durante la fase di andata e poi riprenderci tre punti ad alba al ritorno. Senti, 18 anni, ma sei già capitano. In quale Della squadra? prima divisione, Della sì, divisione. sì. Uh, la prima divisione è una squadra uh, under 19. Uh, Diciamo è un po' il settore giovanile eh, della Termoli Pallavolo, abbiamo cominciato quest'anno, purtroppo io lascerò perché l'anno prossimo partirò per l'università, però sono contento di essere il capitano di una squadra giovane eh, e di, questo, di questa nuova generazione della Termoli Pallavolo che sta nascendo. Senti, siete un gruppo affiatati, affiatato visto che siete quasi tutti di Termoli alla fine. Eh, sì, c'è qualche ragazzo che viene da paesi limitrofi, però alla fine eh, forse una cosa che ci caratterizza a livello eh, del campionato è proprio questa amicizia che abbiamo e il fatto di essere più un gruppo di compagni piuttosto che una squadra formata eh, per eh, scalare classifiche. Però vinciamo lo stesso, quindi alla fine funziona lo stesso. Chiara Asciaretta, palleggiatrice della Termoli Pallavolo, due giornate di campionato, siete in testa alla classifica. Sì. Diciamo che era l'obiettivo che vi eravate prefissati alla vigilia, quello di partire nel miglior modo possibile e di partire sparati in vetta alla classifica. Sì, F fortunatamente siamo riuscite a fare bene in queste prime due giornate, ovviamente speriamo di fare sempre meglio. Senti, eh, domenica all'Orizzonte c'è una partita difficilissima, sì. che è il derby, è la partita che sentite voi di più? Sì, eh... Una partita per la quale ci stiamo allenando tanto e che ovviamente speriamo di vincere perché vinta questa partita eh, ci assicuriamo il primato nel girone. Senti, vi state allenando da tantissimo tempo, io tra l'altro vi seguo visto che state veramente buttando giù tantissima energia. Sì, è da settembre che ci stiamo allenando, tre volte a settimana e si vedono i miglioramenti e speriamo di migliorare sempre di più. 15 anni sei già in prima squadra, stai giocando sì. titolare, hai alle spalle anche l'esperienza dell'anno scorso? Eh sì, io ho iniziato a settembre del 2021 a giocare, questo è il terzo anno e abbiamo fatto tanta esperienza da, dal 2021 ad adesso. Senti, vedo che siete un gruppo unito e compatto, tantissime ragazze, state crescendo anche perché siete molto giovani. Sì, alla fine stiamo crescendo insieme perché siamo, abbiamo tutte più o meno la stessa età e siamo entrate in palestra anche cioè che eravamo più piccoline e adesso stiamo crescendo sempre di più, ci vediamo spesso, quindi è bello stare insieme così spesso. Domenica ci sarà il pubblico delle grandi occasioni sì. sugli spalti del, del palazzetto, l'obiettivo sicuramente è di vincere, ce la farete. Speriamo di sì, L'anno scorso ci siamo riusciti nei campionati giovanili, speriamo anche in prima divisione. La festa del Volley Molisano ha messo in vetrina atleti e società della nostra regione. Certificato l'ottimo lavoro svolto dalla FIPAV Molise, un momento di confronto anche con i presidenti di altri comitati regionali. Guido Pasciari, presidente della FIPAV Campania, referente ovviamente per il sito in volley, partiamo proprio da questo perché sono stati dei recenti sviluppi davvero molto positivi. Beh, qualificarsi per la seconda Paralimpiade consecutiva penso che sia veramente un grosso risultato. Poi, accompagnato dalla vittoria del titolo europeo, credo che miglior viatico non ci potesse essere. Assolutamente, diciamo che il percorso qui della FIPAV Molise con il presidente Gennaro Niro è partito proprio. Con una tappa europea di City in Volley, e poi è stata fatta tanta strada in collaborazione con lei e con la federazione, quindi non si è sbagliato insomma, di investire sul nostro territorio. Beh, diciamo che io in Molise sono di casa, e poi con Gennaro c'è un'amicizia che travalica ecco, i doveri istituzionali. È vero, in Molise eh, qualche anno fa abbiamo portato una tappa del campionato europeo maschile. Eh, è stato molto bello anche perché eh, lì all'università è stata una cosa bellissima la partecipazione di tanta tanta gente, tanti volontari e poi da quel momento in poi diciamo che abbiamo avuto un bel rilancio in tutta Italia. Quindi il Molise è, è terra di sitting, se si considera che noi abbiamo avuto. E abbiamo anche atleti nazionali, sia al maschile che al femminile. Abbiamo avuto al femminile Antonella Di Cesare negli anni passati, al maschile, adesso abbiamo Emanuele Di Elsi di Termoli, eh, che è un atleta tra i più forti attualmente in Italia e anche in Europa. Quindi, diciamo che il Molise è anche terra di sitting. Assolutamente, insomma, la FIPAV lavora e stringe insomma, amicizie, sempre nel bene di un movimento che va detto è in crescita e trova dei riscontri anche a livello nazionale, che poi è quello che è l'ambizione un po' alla quale si, si punta. Ma diciamo che quest'anno se si volesse tracciare eh, un bilancio il Molise. Ha ospitato due tra le manifestazioni più importanti in assoluto: il Trofeo delle Regioni, che è, eh, diciamo è la conclusione dell'attività di qualificazione di tutti i territori regionali d'Italia, e poi la finale nazionale, under 14, che è, è, è il primo passo per tante ragazzine eh, per poi crescere e sperare in un futuro migliore per loro e anche per la federazione e le squadre nazionali. Eh, la presenza qui eh, di, di quasi tutti i presidenti regionali del sud, la presenza del presidente federale sta a testimoniare che quei luoghi comuni dove il Molise non esiste, non è proprio vero, perché il Molise esiste e come. Poi, considerate che avete un presidente regionale che è un vulcano, quindi, è vicino a noi napoletani, vicino a noi della Campania, siamo proprio in perfetto accordo. Pattinaggio è iniziata sotto migliori auspici la stagione del CUS Molise Skating, che in sinergia con la nuova società Dimensione skating ha preso parte al primo trofeo nazionale Città di Pescara. Per le due società allenate entrambe dal tecnico Roberto Simiele è arrivato un ottimo quarto posto finale a squadre su 46 al Via. Da segnalare il secondo posto su 36 atleti per Nicole Variano nella categoria giovanissime. Buona prova per Francesca Di Cristofaro nella 3.000 metri ad eliminazione dove ha chiuso decima su 80. Il prossimo appuntamento agonistico a Lignano sabbia d'oro. Calcio regionale vigilia di tredicesimo turno per i campionati d'eccellenza e promozione. Il primo weekend di dicembre non è tardato ad arrivare e le formazioni dei tornei regionali di eccellenza e di promozione sono già tutte pronte per affrontare le gare valevoli per la tredicesima giornata di campionato, che prevede esattamente tre anticipi nella massima serie regionale e due in promozione. Mancano solamente tre giornate alla fine di questo girone di andata ed è tempo di fare i primi bilanci. Si è dimostrato un campionato del tutto imprevedibile, quello di eccellenza, un campionato riaperto, vista la prima sconfitta stagionale del la capolista Aurora Alto Casertano, arrivata proprio domenica scorsa. Ebbene sì, nel big match più importante della stagione i campani hanno ceduto al Lancellotta 1-0 a favore dell'Isernia, passata in vantaggio grazie alla rete di Cascio che gli ha permesso di arrivare a meno 1 dalla vetta. Ma ora è tempo di riscatto per Panico e compagni, che domani a Pietramelara ospiteranno il fanalino di coda e il Termoli. I rossi attualmente ultimi con 7 punti, stanno attraversando indubbiamente un periodo di crisi e provengono da un turno di riposo forzato, considerando che la gara valevole per la dodicesima giornata contro il Campomarino è stata rinviata a mercoledì prossimo 6 dicembre. Ma proprio a proposito del Campomarino, terzo ultimo in gradatoria, domani l'11 di Mistera Donofrio scenderà in campo tra le mura amiche per il match contro il sesto campano. Una sorta di testa coda questo, con i 10 punti che dividono le due compagini. La squadra adriatica deve assolutamente incassare i tre punti per togliersi da una posizione molto scomoda, mentre sull'altra metà campo ci sarà un sesto campano volenteroso di proseguire il trend positivo che durò ormai da 5 giornate. Ma ad essere stata rinviata a causa maltempo è anche la gara che avrebbe coinvolto la Cliternina e la Virtus Gioiese. Proprio quest'ultima affronterà la sfida interna contro l'Ostico Ripalimosani. I uomini di Mister Bentivoglio sono sono attualmente settimi con un bottino di 17 punti, maturati grazie a due pareggi, 5 vittorie ed altrettante sconfitte. L'ultima di 3 a 1 subita per mano del Guglionesi. Domani giallo-blu ancora con il denti avvelenato faranno di tutto per aggiudicarsi tutta la posta in palio. Aurora Alto Casertano e Termoli 2016 sarà diretto dal signor Di Domenico della sezione di Zerni e della stessa sezione il signor Rizzo dirigerà Campomarino, sesto campano. Mentre Virtus Gioiese e Ripalimosani sarà diretta dal fischietto del signor Colella della sezione di Termoli. Scendiamo adesso nel torneo di Serie B regionale, dove il palinsesto prevede soltanto due anticipi: A Isernia Fraterna Juvenes e Real Prata Atletico Torre Maggiore, dirette rispettivamente dal signor Zurlino e dalla signora Sapracone. E entrambe Della sezione di Termoli. Un vero e proprio salto di posizione, quello che ha compiuto la Fraterna, attualmente salita in seconda posizione a meno uno dalla vetta. I biancocelesti si sono aggiudicati agevolmente tre punti fondamentali in casa del fanalino di coda all'Altilia Samnium, per 3 ad 1, E domani attendono tra le mura amiche la Juvenes. L'11 di Mister Di Niro è in netta risalita e sta dando atto delle sue doti tecniche e tattiche di grande crescita durante le ultime giornate, considerando il bottino di 15 punti, di 4 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte, con 22 gol segnati e 19 gol subiti. Nello scorso match casalingo contro lo Spinete la doppietta di arco ha permesso ai rosso -Blu di conquistare una bella vittoria, dando morale e tanta carica per poter proseguire su questo buon trend. Reduci entrambi da una vittoria e distanziati da ben 10 lunghezze, il Torre Maggiore a quota 23 ed il Real Prata a quota 13 si affronteranno al Comunale di San Sebastiano a Prata Sannita. Da un lato i poiesi sono riusciti a superare il busso con un netto 3-0, rimanendo così in zona playoff. D'altro canto, anche l'11 Campano è riuscito ad imporsi contro la penultima in classifica la Polisportiva Calena con il punteggio di 4 ad 1. Per tutte le gare in agenda domani, fischio d'inizio previsto alle ore 14.30, mentre inizierà mezz'ora più tardi Campomarino, sesto campano. Il Guglionesi dopo domani torna a giocare tra le mura amiche contro il Castel di Sangro. Andrea Sciacollo, difensore centrale del Guglionesi, una bella vittoria, un buon approccio alla gara, tre punti meritati. Sì, era una partita molto difficile sulla carta, però in allenamento l'abbiamo preparata molto bene, però si sa, la con la tattica tutti vinciamo le partite, è importante andare in campo e dare sempre il 100%. Adesso testa la prossima di campionato, altra partita molto importante. Sì, la prossima è ancora più difficile, veniamo da sei partite una dietro l'altra e ora possiamo fare una settimana tra virgolette un po' più tranquilla, però sempre concentrati perché arriva in casa nostra il Castel di Sangro che è sopra di noi e quindi puntiamo sicuramente a fare punti per cercare di avvicinarci sempre di più a loro. Anche in coppa adesso vi attenderà la sfida a Venafro contro il Venafro. Sì, il sorteggio, il sorteggio di coppa è stato molto impegnativo, beh, siamo in semifinale, non si possono trovare squadre Semplici, il Venafre è un'ottima squadra, noi ci abbiamo perso in campionato e quindi cercheremo sicuramente la nostra rivincita, però ci sembra ricordare che abbiamo due sfide. In questa partita oggi avete dimostrato di essere un gruppo molto forte, siete arrivati qui con tanta voglia di vincere e avete portato a casa una vittoria importante. Sì, è quello che ci ha chiesto il mister durante la settimana, di fare gruppo, di essere compatti, di stare tutti insieme perché le vittorie si ottengono con la tecnica, con la tattica, però si ottengono anche con la cattiveria agonistica, con la giusta voglia e con la giusta determinazione. Torneo di promozione Riccia domenica atteso dalla trasferta di Casa Calenda contro la polisportiva Calena. Davide Ruggero del Riccia 2-0 sul Vairano, vittoria importantissima conquistata in casa che cancella quanto successo a Montenero e rimette Riccia a due passi dal vertice. Sì sì, ci tenavamo tantissimo a questa vittoria anche perché domenica scorsa abbiamo perso a Montenero uno scontro diretto, L abbiamo preparato bene in settimana, sapevamo quello che dovevamo fare, abbiamo messo in campo tantissima cattiveria dal punto di vista agonistico, anche loro, però devo dire che è stata una bellissima partita alla fine. È stato Riccia che ha anche saputo soffrire e ha colpito al momento giusto. Segno che questa squadra sta acquisendo anche sempre più maturità. Sì, forse le prime partite, anche i primi scontri diretti, creavamo, però nel momento di difficoltà andavamo subito sotto, subivamo un gol. Invece c'è stato, stato un miglioramento. Infatti, loro comunque tre o quattro occasioni le hanno avute, però siamo stati bravissimi a non subire il gol e farli male, farli male in contropiede al momento giusto. In ultimo, un risultato come detto vi riavvicina al vertice, quindi è un campionato che si conferma ancora incerto e combattuto. Sì, ci sono 5-6 squadre che possono lottare per il vertice. Ho visto prima che il Baranello ha perso, quindi la classifica è ancora più corta della settimana scorsa. Uh, il giro d'andata ancora non è finito, quindi ci siamo lì sopra e vogliamo restarci. Mini Basket si svolgerà dopo domani il secondo torneo per crescere insieme, ospitato dal Cus Molise, che vedrà la partecipazione del club organizzazione di società provenienti da Abruzzo, Lazio e Campania. La manifestazione è riservata alla categoria Aquilotti, bambini di 9 e 10 anni e prevede il 4 contro 4 sprint, con gare da 6 tempi di 4 minuti ciascuno. Sarà un momento di confronto importante tra bambini tecnici, famiglie di diverse realtà. Le gare si svolgeranno a partire dalle 9.30. Dopo la pausa pranzo ci sarà la visita al Museo dei Misteri. Prima di tornare in campo alle ore 16. Le premiazioni sono previste per le 17.30. Vi ricordiamo che la Pegaso Security nella giornata di domani inaugurerà la nuova sede operativa in via Barbato numero 8 a Campobasso. La Pegaso. Da anni opera nel settore della sicurezza privata garantendo copertura su tutto il territorio. Appuntamento domani pomeriggio con l'inaugurazione della nuova sede a partire dalle ore 16. Bene, è tutto. Buon pomeriggio.